Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Con il dono dello Spirito chiediamo che realmente questo giorno, la Pasqua, diventi fonte di gioia. Dal Vangelo di Giovanni al capitolo 21. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito. E si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro. E così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Gesù si manifesta più volte. Il racconto di oggi racconta la terza volta, la terza apparizione. I discepoli di fatto resistono all'annuncio della resurrezione e tornano alla vita di prima. Ritornano a pescare. A loro non basta vedere il sepolcro vuoto per giungere alla pienezza della resurrezione. Per giungere alla fede pasquale è necessario anche un altro vuoto, le reti vuote, il lavoro inutile di tutta una notte. Questa è l'esperienza che Gesù usa per riempire la vita della consolante certezza che lui è il Signore, che è presente sulla riva, che prepara fuoco e pesce, che riempie le reti, che dà il cibo. Usa il vuoto per riempirlo della sua presenza. Perché questo avvenga però è necessaria una cosa. Perché le reti si riempiano di 153 grossi pesci e non si spezzano, è necessario fidarsi della parola di Gesù. È necessario obbedire al comando: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. A questo ordine i discepoli non fanno obiezione. Tante ne avrebbero potuto sollevare. Già abbiamo faticato tutta la notte inutilmente. Poi di solito la rete si getta dal lato sinistro perché tu vuoi che la buttiamo a destra. Ma ormai è giorno. Tante obiezioni. Ma obbediscono. E si ripete qui quello che è avvenuto nel primo segno compiuto da Gesù a Cana. Mancava il vino e Maria dice ai servi: fate tutto quello che vi dirà. E Gesù ordina: riempite di acqua le giare. Manca il vino e Gesù ordina di attingere acqua. Ma i servi obbediscono. Obbediscono a Maria e obbediscono a Gesù. E la festa di nozze allora è allietata da più di 600 litri di vino di ottima qualità. Il vuoto, ma anche il vino, ma anche il pesce, le
reti vuote, sono a questo vuoto segue l'abbondanza. Quando si obbedisce a Gesù, irrompe l'abbondanza. È un tema ripetuto nel Vangelo, questo tema dell'abbondanza provocata da Gesù. Quando Gesù sfama la folla, si riempiono le ceste di pane avanzato. Ai discepoli che chiedono: noi ti abbiamo dato tutto, abbiamo investito la nostra vita su di te, che cosa riceveremo? Il centuplo, 100 volte tante. E così il regno è un tesoro, è una perla preziosissima. Il Signore nelle parabole è un re che perdona un debito immenso, più di milioni di euro, che affida ai suoi servitori ricchezze enormi, 10, 5, un talento, che in questo caso si riferiscono a somme ingenti. Un solo chicco di grano ne produce 100. Gesù ama l'abbondanza, dona in abbondanza. Egli vuole che i discepoli abbiano vita in abbondanza, abbiano vita piena. Questa è la promessa che il Vangelo ci fa oggi. Se obbedisci a Gesù, la tua vita sarà piena, partendo anche dai tuoi vuoti, dalla tua insoddisfazione. Fidati di Gesù. E il dono più grande poi sarà riconoscere Gesù vivo, fare esperienza viva della sua presenza. Pietro sarà talmente felice di vedere Gesù che si butterà nel mare e a nuoto percorrerà i 100 metri che lo separano dal suo Signore. Il dono sarà mangiare il cibo che Gesù ha preparato per noi. E allora sì, l'Eucaristia sarà festa, sarà abbondanza. I discepoli hanno sperimentato la pienezza perché hanno rischiato sulla parola di Gesù. Noi rischiamo facendo delle scelte che obbediscono alla parola del Signore Gesù. Ricordo tanto tempo fa una giovane donna a cui avevo proposto un servizio a favore della comunità. In merito aveva tante obiezioni. Poi ha rischiato, mettendo in chiaro che lo faceva solo per obbedire a Gesù. Non si è mai pentita di questa scelta. Anche la mia esperienza, ricordo che dentro l'incertezza di decidermi per diventare prete, ho incontrato un prete amico che mi ripeteva spesso: e buttati, buttati, un po' come si fa con le reti, buttati. Dopo tanto tempo penso che aver rischiato sia stato veramente conveniente. La Pasqua di Gesù diventa esperienza vera quando, pur passando attraverso i nostri vuoti, attraverso le nostre insoddisfazioni, noi non ci arrestiamo nella nostra povertà, non ci lamentiamo in ciò che ci manca, ma sappiamo investire obbedendo al Signore Gesù. Sappiamo rischiare obbedendo alla Sua parola. Il Signore ci promette oggi che chi rischia sulla Sua parola avrà una vita abbondante, una vita così abbondante, ma che solo l'obbedienza a Lui può produrre. Il Signore vi doni la sua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi do questa notizia. Sono chiamato a predicare un corso di esercizi spirituali a dei sacerdoti e quindi, a motivo di questo impegno, non posso trovare il tempo per preparare il pensiero al mattino. Ci risentiremo la settimana, non questa, ma l'altra, a partire dal lunedì 24. Buona giornata e buona settimana.